L'ambasciatore Attanasio per noi era un amico, era una persona bellissima, proprio quando si dice bellissima, un ragazzo bravissimo, non per la circostanza, ma proprio perché lo era veramente. Lui è stato un esempio per tutti i suoi amici, era lui che ricordava tutti noi varie ricorrenze, era lui che dimostrava di amare tantissimo l'Inviate, era orgoglioso di essere inviatese. Infatti l'ultimo messaggio che mi ha inviato venerdì alle ore 18.06, dove parlava ed era entusiasta che abbiamo segnato insieme della Villa Medolago, voi sapete che l'abbiamo acquistata il venerdì mattina, e lui mi comunicava che era orgoglioso di questo risultato per la città di Inviate. Ecco perché ho avuto subito l'idea di intitolarla a lui, perché lui per noi è un esempio di un progetto educativo che deve andare avanti. Solo così lo possiamo ricordare, lo ricorderemo. Io sono sicuro che lui è uno stimolatore di questo. E mi piace ricordare anche che lui interpretava l'ambasciatore come una missione. Ecco, lui era anche nelle sue azioni era un missionario. Era veramente un uomo di pace, era amico di tutti. Era una persona che dialogava con tutti, quindi chi l'ha conosciuto sicuramente ne fa tesoro degli insegnamenti. Nella sua umiltà, nel suo sorriso, un uomo veramente, più che un uomo, un ragazzo. Mi piace ricordare che ai ragazzi che sia di esempio, perché si può studiare anche in una comunità come la nostra, che è di periferia di Monza, la periferia di Milano, dove chi vuole ha veramente voglia di studiare può arrivare. Ecco, io voglio ricordare così Luca, che sia da stimolo per i ragazzi, da esempio, e sono sicuro che da lassù riuscirà in questo grande risultato.